Prima del libro, la voce. A coloro che hanno un po' di familiarità con la psicoanalisi, verrà in mente ciò che Winnicott ha definito spazio transizionale. E per meglio comprendere la natura e l'importanza di questo spazio aperto dalla lettura, forse bisogna andare all'indietro, ai primordi della vita. Prima dello scrittore, c'era il poeta che cantava accompagnandosi con la lira. Prima del libro c'è la voce, quella della madre che si ode da prima della nascita. Perché il futuro re Enrico IV non fosse il cattivo umore, ogni mattina una dama della corte cantava un'aria al cospetto di sua madre per tutta la durata della gravidanza. Allo stesso modo, le donne cantano o raccontano ai bambini che hanno in grembo delle storie che sono altrettante musiche e quelli le ascoltano. È stato notato che i neonati preferiscono ascoltare una storia che è stata letta loro dalla madre durante la vita intrauterina piuttosto che una raccontata dopo la nascita. Il liquido in cui crescono, infatti, trasforma i suoni in sensazioni tattili e la voce diviene carezza, come direbbe Marie Bonafè. Lo sbocciare della psiche avviene poi nel neonato attraverso il rapporto con la madre o con la persona che si prende cura di lui e che equivale alla madre. Negli scambi sensoriali, nel contatto dei corpi, nel ninnare e nel cantilenare le canzoni a filastrocche. Poi nel dialogo, nelle parole materne che fanno da contrappunto alle prime sillabe balbettate. In questo spazio tra dentro e fuori, in cui si spiega alla voce materna che il bimbo ascolta, voce apportatrice di senso, un senso che al neonato sfugge ancora, ma che intuisce. Voce le cui modulazioni cambiano a seconda che la madre parli della realtà di tutti i giorni o si abbandoni alle proprie fantasie. E il bambino acquisisce molto presto una sensibilità per queste modulazioni. Se poi si sente a proprio agio, arriva un momento in cui prende in sé la voce della madre. In un certo senso se ne appropria, incorporandone le sonorità verbali, riprendendo la canzone che lei canta o la storia che racconta. Quel qualcosa che viene dall'interiorità di lei, che è portato dalla sua voce, che ha un ritmo, una lingua particolare. Queste sonorità, questa storia che gli vengono proposti, ma che sono anche assolutamente suoi, lo proteggono. Simboleggiano l'unione dei due individui ormai distinti, rappresentano la transizione, il viaggio del bambino che passa dallo stato di unione con la madre allo stato in cui è in relazione con lei, in cui può accettare la separazione e beneficiare di essa. Forte dell'energia che gli dà la voce che ha incorporato, il bambino può allontanarsi, va, torna, si volta. Costruisce la propria capacità di essere solo in presenza della madre. Inizia a costruirsi come soggetto, disegna il proprio spazio, si modella. Le esperienze culturali non sono altro che un'estensione di queste prime esperienze di gioco, di vita creativa, di emancipazione. Secondo alcuni studiosi di psicologia infantile come Winnicott e Dedekind, l'esperienza estetica ha origine in questi primi legami tra madre e figlio. La lettura si iscrive nel prolungamento di queste esperienze della prima infanzia, in cui, a partire da una situazione di intersoggettività gratificante, si prende in sé qualcosa che viene dall'altro per trasformarlo nel proprio percorso individuale. Ne risulterebbe così che l'appropriazione è intrinseca all'attività del lettore,
sulla scia del bambino che riprende la filastrocca o la storia, appropriandosi di ciò che gli viene proposto. L'appropriazione, il ratto, che abbiamo visto così pregnante nel rapporto con i libri, farebbero parte della loro natura di oggetti transizionali, quegli oggetti che il bambino, che continua a vivere in ogni adulto, sente come una sua proprietà, come qualcosa che ha creato, inventato, anche se in realtà c'era già e gli è stato dato. Ritorniamo a ciò che raccontava Rida, evocando Tarzan o il libro della giungla. Ritroviamo una storia che il bambino porta con sé, di cui si appropria inscrivendola nel corpo, nello sguardo. E poi il bambino che fa suo uno spazio mediante il movimento. I bambini si arrampicano sugli alberi gridando. E questo spazio, come dice Rida, è esso stesso lui. In questo modo il soggetto lascia i segni, pone dei confini, delimita il suo territorio nella giungla. Di questa esperienza il corpo è dunque parte integrante. Spesso, mentre ascoltano una storia, i bambini la interiorizzano muovendosi. E dopo averla letta o ascoltata, la mettono in gioco, in scena, nei movimenti. La ricostruiscono a modo loro, creando ai loro ritmi una mescolanza di parole, frasi, temi ascoltati e di quello che passa loro per la testa. Ma al di là dell'infanzia, la lettura, apparentemente caratterizzata dall'immobilità del corpo, è capace di suscitare il movimento. Pensiamo ad esempio al deambulare a cui spesso ci abbandoniamo quando la nostra interiorità viene risvegliata da una lettura. Come diceva Montaigne, il mio pensiero non va se le gambe non lo agitano.